Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è venerdì 8 giugno 2012 e sono ora le 10 del mattino. E qualche giorno fa un amico mi ha posto la seguente domanda: e come mai ci vergogniamo? Come mai ci copriamo i genitali? Io ho un po' sottovalutato tale domanda. E non ricordo più chi me l'abbia scritta, non so se me l'ha scritta in calce a un video oppure se me l'ha scritta come messaggio personale. Mi pare di avergli risposto: caro, se vuoi sapere perché ci copriamo i genitali, vai a vedere il video intitolato Senso di colpa e patriarcato. E dopo un po' di tempo, però, ho riflettuto che la domanda era molto più importante di quello che in un primo momento io avevo valutato, e ho deciso appunto di fare questo video intitolato Vergognarsi dei genitali. Bene, cari amici, vediamo un po' perché ci vergogniamo dei genitali, nel senso che li copriamo. Nel senso che li copriamo. Sì, è vero, e questo video qua, lontano, Senso di colpa e patriarcato, lo spiega perché noi ci copriamo i genitali, sia gli uomini che le donne, perché in un certo, è come se noi se ne abbia vergogna. Li copiamo, cari amici, va bene? E quindi anch'io vi rinvio a questo lontano video intitolato Senso di colpa e patriarcato. Ora vediamo un po', cari amici, com'è la situazione. L'umanità ha avuto e due grandissimi traumi. E il primo trauma fu quando gli uomini raggiunsero la coscienza, intesa nel senso di sapere di stare al mondo, d'accordo? Sapere di stare al mondo. E sapere di esserci al mondo implica pure che si viene a sapere quasi subito che poi dopo dovremo morire. E questo trauma ha portato alla nascita delle religioni che assicurano varie forme di immortalità. Poi c'è stato un secondo trauma, e questo secondo trauma fu la scoperta della funzione dello sperma, fu la scoperta della funzione dello sperma che sta alla base, cari amici, di questo mio romanzo storico-mitologico, La stirpe del serpente, che ormai vi mostro da tantissimo tempo. E cosa vuol dire scoperta della funzione dello sperma? Vuol dire che l'umanità, prima della scoperta della funzione dello sperma, non sapeva come nascevano i bambini. Non lo sapeva. E prima della scoperta della funzione dello sperma, si riteneva che i bambini nascessero dalle donne nella modalità che è definita partenogenesi. Cioè, si riteneva che le donne facessero i bambini per conto loro, così come le donne hanno il mestruo per conto loro, così si riteneva che le donne facessero i bambini per conto loro. Cioè, si riteneva che la nascita dei bambini non fosse un atto volontario e consapevole. I bambini nascevano e basta. Quando viene la scoperta della funzione dello sperma, cioè quando l'umanità scopre che i bambini nascono a seguito dell'atto sessuale, perché nell'atto sessuale avviene la immissione dello sperma maschile nel grembo femminile, allora l'umanità capisce che la nascita dei bambini è un atto volontario. Cioè l'umanità capisce che la perpetuazione della specie umana dipende dai singoli individui viventi. E per cui questo secondo trauma implica che è la stessa umanità che vuol perpetuare la vita attraverso l'atto sessuale. E siccome l'umanità si rende conto che la perpetuazione della vita
cioè il mettere al mondo altri figli implica delle gravissime responsabilità, perché i figli non chiedono ai genitori di essere messi al mondo. Sulla base dell'atto sessuale, un uomo e una donna mettono al mondo i figli, e poi i figli che insomma, dovranno poi vivere la loro vita. Schopenhauer diceva che tutti i figli a questo mondo pagano la cambiale staccata dai loro genitori al momento del concepimento. Chiaro? Schopenhauer diceva che i figli, venendo al mondo, vivendo, pagano una cambiale staccata dai loro genitori quando li concepirono. E questo provocò un profondo senso di colpa nell'umanità, da cui il video Senso di colpa e patriarcato, perché le sofferenze dei figli in un certo senso hanno origine nel fatto che i loro genitori li hanno concepiti. Questo senso di colpa è ben chiarito nella Bibbia, quando dopo il peccato originale, che è descritto come l'evento attraverso il quale Eva ed Adamo mangiarono il frutto dell'albero di cui non dovevano mangiare i frutti, dopo aver compiuto il peccato originale, si coprirono, perché mai si dovevano coprire proprio lì? Il mito è un mito, il mito descrive eventi reali in una maniera mitica, d'accordo? E senso di colpa e patriarcato. E da quel momento, dal momento in cui l'umanità si rese conto che i bambini nascevano sulla base dell'atto sessuale, perché era stata scoperta la funzione dello sperma, da quel momento le religioni, che c'erano pure in matriarcato, assunsero un aspetto sia sadico che masochistico. Mentre le religioni matriarcali erano caratterizzate da una relativa dolcezza, le dee matriarcali ti proteggevano nelle sventure, ti garantivano anche l'immortalità, certe forme di immortalità attraverso il ritorno alla madre terra e via di seguito, le religioni che sorgono dopo la scoperta della funzione dello sperma sono tutte quante impregnate del senso di colpa dell'umanità. Quindi abbiamo tutte le varie religioni misteriche, con le divinità che nascono, muoiono, vengono messe in croce, poi risorgono. La stessa religione di Iside, ma lo stesso Dioniso. E tanti hanno osservato che Dioniso in un certo senso equivale al nostro Gesù. C'è bisogno del sacrificio, bisogno del sacrificio, e nascono appunto le religioni che in un certo senso ci puniscono per il fatto che continuiamo a perpetuare l'esistenza di tutto il genere umano attraverso l'atto sessuale. Se i bambini nascono per via del pene e per via della vagina, il pene e la vagina sono responsabili della perpetuazione dell'umanità, per cui li si deve nascondere, ci si vergogna di avere la vagina e di avere il pene, e gli animali non possono vergognarsi di ciò, perché gli animali non hanno la coscienza. Cioè, lo so che gli animalisti mi dicono che no, la coscienza pervade l'universo, vabbè, ma c'è livello di coscienza e livello di coscienza, ci sono le gradazioni, capito? Qualcuno mi ha detto che pure i sassi hanno la coscienza, ma io mica lo contesto questo, io dico soltanto che un sasso non lo sa che dovrà morire, non lo sa, non sa niente il sasso, ci avrà la coscienza,
ma è una coscienza ai minimi termini, e così anche una pianta, anche un animale. Gli animali, beati loro, beati, oh, attenti animalisti, io non faccio mica questione di gerarchia, Io dico sempre, gli animali, beati gli animali, gli animali mica lo sanno che dovranno morire, infatti non hanno i cimiteri, non hanno le tombe, non hanno i sacerdoti, non hanno le messe, non hanno le chiese, non hanno le cattedrali, non hanno le metafisiche, capito cosa voglio dire? Ma sì, ce l'hanno pure loro la coscienza, però è un livello più basso del nostro, capito? Tant'è vero che gli animali non si riconoscono in uno specchio, capito? Non si riconoscono in uno specchio. Bene, cari amici, ecco, caro amico di cui non ho memorizzato il nome, perché ci copriamo i genitali. Certo, tutto, quando l'umanità si coprì i genitali mica fece questi ragionamenti. Questi ragionamenti sono impliciti, non possono essere esplicitati. È a livello profondo, a livello di inconscio che avviene tutto ciò. E noi ci copriamo i genitali e proprio per questo motivo. Ciò avviene soltanto dopo la scoperta della funzione dello sperma. Va bene, cari amici, potrei andare ancora più in là, ma più in là ci sono già andato in questo video, senso di colpa e patriarcato. Grazie a tutti voi e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.